diretto dal Palalaminium di Pomezia, dove tra poco si giocherà l'ottava giornata del campionato di Serie B. Buonasera da Daniele Porcelli, vi parla appunto dal Palalaminium, dove in scena tra qualche istante ci sarà la formazione dello United Pomezia, che affronterà quest'oggi lo Jasnagora, già battuta nel recupero a inizio mese di febbraio con un secco 4-1. De Simoni almeno inizialmente sulla sinistra, invece va Jasson, parte intanto in questo istante il match, e De Cicco la punta iniziale. Ora c'è De Simoni a sinistra, osserva De Cicco, prova la folata, in mezzo lo scambio, ancora il gol del vantaggio, la porta la firma di Capitan Simone, De Simoni, uno scambio perfetto con De Cicco. Ora vediamo la risposta del Jasnagora. Ruggiu gira di prima intenzione al fu, pericoloso il tiro di Ruggiu, De Oliveira, e poi riparte De Simone, nulla di fatto, ancora capovolgimento di fatto con Ruggiu e Filippini ci mette le mani e devia in calcio d'angolo insieme a Galante. C'è Nicola, scappa via a Ruggiu, prova c'è Nicola, la palla ribattuta con Gotti. Ora possibilità per lo Jasnagora con Saghi, lo Jasnagora, Contini dal fondo, Ruggiu, Sanchez, Galante, buona per Sanchez, la risposta di Ezzi sul primo palo senza perdere il pallone, lo difende molto bene Ruggiu, poi riparte, un 3 contro 1, è ancora la possibilità ed ora si concretizza perfettamente la ripartenza della squadra sarda con il gol del pareggio. La sta proteggendo molto bene, arriva l'area, calcio di rigore per lo United Pomezia, atterrato Luca De Cicco, si fa osservare gli ultimi dettagli, la rincorsa di De Simoni, il tiro, la palla fuori, erroraccio da parte di De Simoni. Dalla distanza Ruggiu pesca il jolly, la piazza sotto l'incrocio, dalla distanza, precisamente da centrocampo, lo Jasnagora si porta in vantaggio, un gol spettacolare di Ruggiu. Paolini, De Cicco con il tacco, stava quasi per sorprendere De Simoni, ancora De Simoni, errore, e Jasnagora che si porta sul 3-1, ha colpito di prima intenzione il giocatore sardo Ennas. Filippini, lo Jasnagora, ora rimette in gioco Cocotti, un attacco ancora, Cocotti che alza sopra la traversa di poco, tutta in area, lo Jasnagora. Paolini, De Oliveira, palla che attraversa tutta l'area, nessuno, si accentra, scarica per Paolini che arriva, Ezzi ci mette una mano. Ora De Cicco che recupera il pallone, una serie di finte, De Simoni, una nuvola di gambe, soprattutto quella di Ruggiu. Ancora Paolini, palla alzata, Galante, palla che arriva a De Cicco, Paolini, e la mette dentro! Gianmarco Paolini, che servizio di Luca De Cicco, ma che palla deliziosa messa in fondo alla rete per il gol che accorcia le distanze dello United Pomezia. Sale la pressione dello United, ancora Paolini, prova! Il palo gli dice di no, scarica per la corrente Paolini, in mezzo per De Cicco, va giù ed è calcio di rigore. De Cicco contro Ezzi, manca il fischio, la rincorsa di De Cicco e il palo dice di no a questa conclusione, secondo calcio di rigore. E poi Ruggiu, De Oliveira in mezzo per il tacco di De Cicco che fa la barba al palo, fa la barba al palo il compagno di squadra Paolini. De Cicco va anche a calciare, la mette in fondo alla rete Luca De Cicco dopo l'errore su calcio di rigore,
questa volta la mette in rete ed è 3-3. De Simone andrà a lottare, si gira il giocatore Cocotti e poi Filippini. De Simone si accentra, va anche a calciare, palla fuori di poco. Paolini la recupera, se ne va da solo Paolini, poi per De Simone che la mette fuori. C'è il fischio, la rincorsa di Galante, la ribattuta di Ezzi e poi Saddi allontana. Il tiro, la rimessa di Ruzzu ed è il gol, il vantaggio, il vantaggio del Jasnagora. C'è Nicola e il fallo e calcio di rigore, incredibilmente dà il tiro libero, sarà De Cicco, si incarica, c'è il fischio, De Cicco, la rete! Luca De Cicco, parità, 4-4. Ezzi ancora cerca il lancio lungo e finisce qui, United fermata dallo Jasnagora in parità, 4-4, l'aggancia proprio nel finale, il pareggio, Luca De Cicco su tiro libero.